che loro non le hanno dette, ma sono importantissime e determinano il perché delle cose. Allora, gli americani stanno, USA, stanno stampando, detta da loro, stanno stampando 85 miliardi di dollari al mese, senza il controvalore in oro, dal 1971. Non ho sentito nessun politico che dica queste cose. Stanno vivendo su il mondo intero stampando dollari falsi e non c'è nessuno che lo dica, nemmeno cos'è Cipra, cavolo, è fondamentale. Noi per fare l'euro abbiamo dato 300 tonnellate di oro della Banca d'Italia a Bruxelles, Francoforte c'è deposito. Bene, questa è una sintetica. L'altra sintetica è che i criminali al potere, e cazzo, ci stanno ammazzando, e nessun altro tranne me dice perché. Siamo avvelenati dal 1945 perché questi criminali con il nucleare civile e militare producono un elemento che non c'era al mondo, non c'era. È prodotto dalla lavorazione dell'uranio, si chiama appunto plutonio. Quindi con il nucleare, me l'ha detto subito quando gliel'ho chiesto, qual è il veleno più potente al mondo che non esisteva dal 45? Plutonio. Quando gli ho chiesto quant'è la dose letale, non me l'ha saputo dire. È un milionesimo di grammo, si chiama in senso tecnico un nanogrammo. Allora, io sono Edgardo Peridani, filosofo della scienza e critico d'arte. Ci sarebbe anche la scoperta che ci hanno rubato i voti, ci hanno fatto, sono su gente che non è stata eletta, ma soprattutto è su gente che ha rubato i voti, e io queste cose le ho scritte e le do ai tre. Quindi le posso sapere che lo dica, perché mi sono tolto anche da internet perché mi stava ricattando. Data una diretta streaming che costa poche centinaia di euro, ma anche meno, praticamente gratuita, perché c'è YouTube che la può trasmettere, bastava una telecamerina e tutte queste cose che abbiamo detto sarebbe stata visibile non solo all'Italia, al mondo, se qualcuno poteva mandare. Per cui amici dei mezzi ci sono. Questa era la prima osservazione, qualsiasi associazione basta una telecamerina e un aggancio alla rete e forse si potrebbe usare, ovviamente bisogna saperlo. Però Radio Popolare l'aveva detta questa, io sono tutta la vostra per questo. Perché c'è una polemica in ordine. Non è quello che questa informazione, se non me l'avesse data Radio Popolare non sarei venuta. Vengo da Novara, ma sì, no, ma no, lo so, anche Stella Alpina, ci sarà qualcuno di Novara di Stella Alpina. Non lo so. Comunque lo streaming secondo me è il sistema più semplice, meno costoso, gratuito per far sentire la nostra voce a tutti. Adesso due domande semplicissime, ci ho detto Chiesa. Il Vaticano come entra negli affari della NATO? Non è fatto nessuna gente, se si sa. Che cosa ci guadagna la NATO a distruggere l'Italia e l'Europa? E tu hai risolto questo problema dicendo sono dei pazzi. Però mi sembra una cosa un po' strana. Cioè questi qui cosa fanno? Sì, distruggono l'Italia e tutto il resto perché non avere il danno. No, scusate, c'è un ultimo, esatto, c'è un'ultima domanda. Ecco, mi pare. No, la mia. Oh, è un mese che sto chiedendo la parola. Siamo a fine
la faccio molto breve. Faccio una domanda a Giulietto Chiesa, che io ammiro tantissimo. Forse sono un po' ingenuo, ma ripeto le sue domande retoriche che hai fatto all'inizio. Chi ci difenderà se usciremo dalla NATO e che cosa succederà dopo? No, non è una domanda così stupida, è un problema che ci dobbiamo porre tutti, chi è informato e chi non sa niente. Ma non da chissà quale potenza straniera che viene dall'altra parte del mondo, ma dagli stessi americani, perché nel momento in cui saranno cacciati, speriamo cosa saranno, si dovranno portare via tutto quell'arsenale che hanno in Italia, e non la prenderanno poi così bene, non so se mi sono spiegato. Ma noi parliamo un esercito, poi penso la parte della parte, perché abbiamo soldi della NATO. Poi è chiaro che abbiamo tutti da guadagnarci, ma intanto c'è questo problema. Che cosa succederà nel momento in cui saranno cacciati? Potremmo finire con un altro cile del 73. Sì, sì. Molto corto, cortissima poi. Che parametro usiamo per fare un collegamento tra i discorsi universali che abbiamo fatto, che abbiamo sentito finora, e i particolari della nostra vita, per esempio qui a Milano? Abbiamo sentito Minelli che ha parlato dell'ucciso in Cisgiordania questa settimana scorsa, ma io ricordo a tutti che da settembre gli uccisi e le esecuzioni